cuore di tanta gente. Per tutti, e noi ci dipaniamo la solita, il solito filo del mercoledì, oggi un filo particolare, perché è un filo legato all'amicizia con Vincenzo Pallone, che oltre ad essere un grande amico, anche un socio della fondazione, non posso che esaltarne le qualità. Al di là del racconto invece di ciò che è accaduto in questo restauro del giardino archeologico delle Sine, arriviamo a chiamare con l'acronimo GIAT, e l'incontro è a una pluralità di ospiti, che non ci sono solamente Vincenzo Pallone e Dottor Creda, ma ci sono una serie di ospiti qui dentro, ci sono talmente tanti contributi, alcuni tra l'altro di grandissimo interesse scientifico, operativo, intellettuale. Mi spiace, non vedo la giornalista che ha scritto un contributo molto, molto interessante, che, tra gli altri. Al di là dei saluti iniziali, troverete parecchio materiale di riflessione su come si fa su che cosa significa un intervento archeologico, su come si svolge, su quali sono le premesse culturali, le premesse storiche. Ce ne parlerà meglio Vincenzo. Io ringrazio ovviamente i nostri ospiti di essere intervenuti, e per noi queste, come tutte le circostanze, non solo tutti i nostri mercoledì sono particolarmente, a noi particolarmente cari, ma quelli in cui ci sono dei momenti di riflessione sulla realtà locale, sul modo in cui la realtà locale viene salvaguardata, enfatizzata, viene anche riposizionata in una logica turistico-culturale che qui ha avuto tante difficoltà ad evolversi, nonostante abbiamo le terme, abbiamo una vocazione, però questa vocazione non è stata ben coltivata sempre, lo possiamo dire, non sono censurato, devo dire una cosa del genere. Devo dire, questa è una di quei fenomeni, di quegli eventi nei quali convergono tante cose belle, e tra le tante cose belle che vi convergono, appunto, vi è il fatto che tutte le persone che si sono spinte, si sono impegnate per realizzare questo risultato, l'hanno realizzato in piena e vivacissima concordia. Posso dire anche questo? Concordia, c'è qualche discordia? No. Concordia. E devo dire, Annalisa, vieni, poi c'è il posto in privato. E devo dire, qui c'è anche una cosa bella, che sono i ragazzi, poi sono presenti i ragazzi di Istituto Elesia, che hanno anche loro dato, e questo lo trovo un indice di grande civiltà, hanno dato una testimonianza. Allora, c'è una testimonianza, hanno dato una significativa testimonianza, e quindi è un libro composito, non è solamente la presentazione di un progetto, di come si è realizzato, dei risultati che ho ottenuto anche in termini di immagine della nostra amata realtà locale. Ringrazio il gruppo Liverini che ha sostenuto, sostenuto questo progetto, anche l'incontro di oggi. Ringrazio tutti gli amici, che poi Telese Terme è un luogo fatto anche di discordi, ma noi pensiamo soprattutto alle concordie, quindi fatto di amici, fatto di persone che si incontrano, stanno insieme, noi ci riusciamo a stare insieme, per questo abbiamo cominciato oggi, cominciamo il nono anno di attività, e abbiamo avviato quindi un progetto che portiamo avanti, abbiamo portato avanti tutto questo tempo. Credo che il Giardino Archeologico del Resino sia la testimonianza che la nostra presenza è forse servita anche a realizzare questo piccolo risultato. Come? Con il fatto di esserci stati, di aver lottato perché la cultura prevalesse su tutte le altre voci di costo della cosa pubblica e privata. E qui ci sta il posto, Mim, la nostra presidente è arrivata anche lei, e quindi ci siamo tutti, gli amici ci sono tutti, e l'impegno che abbiamo profuso per questo risultato è un impegno soprattutto morale. Noi come fondazione abbiamo solo affiancato, io ho scritto poche parole nell'introduzione, abbiamo solo affiancato l'entusiasmo di Vincenzo Pallone nel realizzare quest'opera, la competenza delle persone che gli sono state accanto, che sono qui presenti peraltro nel tavolo dei relatori, una delle competenze del tavolo dei relatori. Quindi credo che ci sia l'occasione di una festa, questa è l'occasione di una festa, un'occasione di dirci qualcosa, e soprattutto l'occasione di ritrovarci
in un simbolo che diventerà, lo posso anticipare, ciao Angelo, lo posso anticipare, forse diventerà anche il simbolo del nuovo stemma del gonfalone della, della città di Interesse Eterno. Quindi stiamo parlando di una cosa che ha una proiezione rappresentativa dell'istituzione municipale. Io faccio parte della commissione, perciò lo dico, quindi faccio parte della commissione che sta cercando di elaborare il nuovo gonfalone, e la torre farà probabilmente parte del, del, dello stemma o scudo, qualcuno lo chiama lo scudo. Allora do la parola a Vincenzo. Vincenzo, dici tu, raccontaci, poi sei tu che fai il, poi il padrone di casa, puoi farlo tu, così mi, mi alleni un pochettino. Io ti seguo a casa. Il padrone di casa sei tu. E ti ringrazio moltissimo. E ringrazio tutti voi. Ringrazio questa bella signora della prima fila, quella della seconda fila, della terza, siete tutte belle. Andiamo. Ci offendono i signori, a me i signori non piacciono. A lui piacciono le torri. E ringrazio appunto per ringraziare tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto dal 1978. Sindaco commendator Gerardino Romano. Partì quest'idea. In quel periodo ci furono degli scavi nella Telese di De Valle, questa Telese che ormai non si vede più, è tutta coperta da fabbricati e da altre cose. E l'unica area che è rimasta scoperta, e quindi dove c'è stata la possibilità di poter realizzare degli scavi archeologici, appunto questa qui. Quella che io ho definito giardino, in quanto è piccolino, può essere un parco, un mini parco, potrebbe essere un domani anche un parco, tipo nella zona a sud c'è un'area dove non è possibile edificare, questa è una novità tedesca, sul versante sud, quindi proprio a ridosso del corso d'acqua del Virassano, non è possibile modificare, non è escluso che possa diventare un ampliamento di questo giardino e quindi diventare poi anche un parco. E da questo progetto del 78 poi c'è stata una prima iniziativa nel 1981 con una manifestazione di interesse sulle cose che furono trovate. Ci fu una mostra nell'81 con il sindaco Giuseppe Di Mezza. Quindi la cosa è andata avanti con Giuseppe D'Occhio, il colpo lo abbiamo avuto nel 1990, 91, 92, quando era sindaco Michele Servaggio. Poi D'Occhio, quindi Capasso, che ha fatto finanziare questo progetto, e il finanziamento poi è stato realizzato dall'attuale amministrazione, la quale amministrazione poi in qualche modo ha ampliato l'area acquisendo al patrimonio comunale i 300 metri quadrati dove ricadeva questo fabbricato che andò in disuso e dove abbiamo realizzato l'ingresso. Quindi questa è stata il sindaco Carofalo con l'assessore, io continuo a chiamarlo Ass, perché ora è vice sindaco Riverini, Giovanni Riverini, però mi piace l'idea dell'Ass, felice essere vice di qualcosa. Però dopo il successo della torre sono stato promosso. È stato merito della torre. E siamo qui a conclusione di questi lavori nel 2014. Qui c'è stata questa presentazione con la inaugurazione del 21 dicembre con la partecipazione di Sgarbi, e che è stato un po' un momento così notevole per lanciare il prodotto. Io invece ora questo prodotto ve lo voglio raccontare.
vi voglio fare, insomma, vi voglio raccontare questa storia di che cosa è accaduto in, su quell'area. E ho titolato questo incontro di questa sera Frammenti dall'immaginario, sì, perché la teologia è fatta di frammenti, è fatta di piccole cose che si ritrovano e poi interviene il pennellino, si cerca di interpretare, di capire. Infatti noi abbiamo trovato lì degli esemplari di ceramica notevole e dall'immaginario perché? Perché l'archeologia è immaginaria. L'archeologia è come scoprire un mondo nuovo, quindi si va a dare una fisionomia, un taglio fisico a qualcosa che il tempo ha coperto. E vediamo che cosa è accaduto. Io con questo libro, c'è anche una poesia oppure una riflessione poetica del nostro presidente, che invito a leggere. Appena lo stiamo, no, devi leggere perché tu non leggi. Ma no, no, ti una cosa andiamo oltre, andiamo oltre questa. Il sindaco l'ho citato, il vice sindaco anche, quindi c'è questa riflessione di questo nostro presidente. Riflessione, andiamo oltre la riflessione. Andiamo oltre la riflessione. Parliamo del progetto. Perfetto, vediamo il progetto. Sono le cosiddette coordinate culturali per il restauro e la valorizzazione dei beni archeologici. Io sono partito da questo tema per sviluppare le cose che poi sono venute fuori. E nell'area dell'ingresso, quindi abbiamo un ingresso, e non a caso abbiamo questo ingresso posto e sistemato in quell'area, perché si sta lavorando sia nel mondo culturale che dal punto di vista anche politico sulla via Francigena Boschina. E la chiesa cattedrale che abbiamo poi scoperto e le quali abbiamo visto sono venute fuori alla luce le assisi delle fondazioni, la parte del prono e quindi l'ingresso della chiesa cattedrale e siamo stati costretti a rilevarla e poi a coprirla con il marciapiede e la viabilità. E quindi ci troviamo su una delle diramazioni importantissime della via Francigena del Sud. Ecco perché l'ingresso, c'è l'ingresso lì e l'abbiamo posto ampliando e quindi creando un'area di sosta sia all'interno che all'esterno, soprattutto per i turisti e gli studiosi e per i giovani che partecipano, intendono partecipare alla visita e allo studio dell'area. Ed è un ingresso progettato in ferro e con un cristallo stratificato. Sono due cristalli con un telo tra i due cristalli trattati a fuoco, dove con il sole del mezzogiorno si illuminano e mentre di sera ci sono dei riflettori che partono dal pavimento e vanno a rilangersi sotto questo cristallo, quindi lo abbiamo, diciamo, in qualche modo esaltato, ha dato fastidio per tutto a qualcuno, ma le opere di architettura o comunque di intervento in zona archeologica sono anche datate, quindi tutto questo mi auguro che possa essere riassorbito in qualche modo nel tempo. E questo è l'ingresso. La recinzione è la prima parte della recinzione, ovvero 53 metri della recinzione, è stata realizzata nel 1992. Poi l'abbiamo completata
abbiamo trattato la cosa con la stessa tessitura, diciamo, la stessa composizione, e a Sgarbi questo non è piaciuto, però Sgarbi non sapeva che questa parte della recensione la sovrintendenza non l'aveva voluta così nel 1992. La stessa sovrintendenza poi ha anche approvato il seguito di questa recensione fatta nel modo in cui la vedete, con questa fascia rossa che va a delimitare lo spazio urbano con lo spazio riservato al giardino archeologico. Entriamo e la prima cosa che troviamo, abbiamo trovato, dove siamo stati impegnati per circa un anno e mezzo, un grosso contenitore di con dei resti ossei. Siamo in un'epoca, noi siamo nel 1349, questa è un pochettino la data di riferimento di tutti gli interventi. Nel 1317-18-19 eravamo in piena crisi, quindi c'era la carestia. Arriviamo poi nel 1946-47 fino al 52, 1346-46, fino al 52 c'è la peste nera. Il terremoto arriva proprio nel cuore di questi 5-6 anni, quindi immaginate che cosa, insomma, i risultati, tant'è vero che alcune note storiche ci riportano ad una popolazione che viene decimata di un terzo, ma tutto questo a livello di Europa. Quindi la peste nera, la carestia e il terremoto. E questo terremoto distrugge, insomma, in effetti la chiesa cattedrale subisce un danno notevole, al punto tale che le strutture in verticale scompaiono del tutto, e poi lo stesso materiale che nell'ottavo, nono secolo era stato prelevato da Telesia, sempre nel 1349, viene ripreso questo materiale e reimpiegato per altre ore, quindi il materiale di Telesia va girando, chissà in quali siti è arrivato. Avrebbe bisogno di un S su esami chimici per capire lo studio dei resti ossei, che cosa veramente andrebbero a documentarci. Ma questa qui è una cosa che è possibile fare in seguito. Io entro, sto alla base della torre. C'è questo grosso, abbiamo trovato questo grosso contenitore, e ho posto, ma così come simbolo e come punto di illuminazione, di curiosità, viene pubblicato anche una foto stamattina su Sannio, ha incuriosito molto Vittorio Sgarbi, che ha trovato questa cosa fatta con questa piramide in plexiglass che viene illuminata dall'interno. E c'è un gioco di luci così un pochettino misterioso, tanto è vero che l'ho definita la piramide dell'eternità. E sulla sinistra, entrando, lo si vede anche naturalmente dal marciapiede della strada, si vedono le assisi della cattedrale, e soprattutto l'abside centrale, con un abside più piccolino su un lato, è un sistema basilicale a tre navate, però della navata posta sulla sinistra, quella verso est, non si ha alcun segnale, insomma si vede poco o niente. Mentre quella sorta di esedra di pini che è stata realizzata con i lavori del 1992, alle spalle ho sistemato 20 blocchi in pietra prelevati e comunque accantonati nel tempo, una ventina di anni, dalla demolizione della chiesetta.
chiesetta, la chiesetta che era nella Cumbra, delle Grazie, e della Madonna delle Grazie, del 1701, quindi abbiamo fatto questa sorta di punto di incontro con questo elemento a un diametro di 10 metri, che è possibile lì far sedere i ragazzi e raccontare la storia del territorio. Ed entriamo nella torre. Nella torre entriamo e accadono delle cose un pochettino strane, perché io dovevo pur dare un senso e un significato a questa torre. E ho letto che è di grande impatto nella sua configurazione essenziale, per varietà compositiva e cromatica dei fronti, sottolineata da un'accesa fantasia decorativa, da torretta di avvistamento, perché la torre ha un suo inizio di realizzazione intorno all'800-900, quindi stiamo in piena epoca, quasi alla fine, della presenza sul territorio dei Longobardi, quindi diventa la torre, non è ancora torre campanaria, ma è torre di avvistamento. Poi in seguito diventerà torre campanaria della chiesa cattedrale. Chiesa cattedrale di Santa Croce, precedentemente era stata destinata alla Santissima Trinità. E quindi diventa poi torre campanaria normanna. E stiamo al XIV secolo, fino alla metà del XX secolo è stata anche una residenza agricola. Tant'è che quando entriamo notiamo sulla parete di fronte un camino forno. Io ho lasciato tutto a vista perché mi ha incuriosito, e veramente è una combinazione molto molto bella. Ho immaginato questo camino forno sulla parete per riscaldare sia la parte quindi a piano terra, quindi il soggiorno, che poi anche i piani superiori, e quindi la camera da letto, è ancora un'altra camera da letto, che la torre attualmente ha una composizione su tre piani. Il quarto piano era quello delle campane. Quindi il terremoto certamente ha distrutto il quarto piano, che è quello più in alto, dal 19esimo, che attualmente abbiamo 19,50 m, dal 19esimo metro a salire, quindi quasi certamente si è arrivato ai 23-24 metri, e abbiamo trovato giù a piano terra il coro della fune per tirare le campane. Quindi ecco, è stato l'unico indizio che ci ha portato a dire che è la torre campanaria della cattedrale. Che cosa è accaduto? Questo è il fatto dove mi sono un pochettino estraneo. È accaduto che ho allestito un piccolo museo. Un piccolo museo tra le cose che ho trovato a livello di scavo archeologico e le cose che poi ho dovuto comporre. Ed è talmente piccolo questo museo perché sui tre piani conta solo 38 metri quadrati. 38 metri quadrati su tre piani. L'inverno scorso c'è stato interesse da parte del Politecnico di Milano su questa torre, sono stato contattato e ho raccontato un pochettino la storia della torre, questo studioso, questo ricercatore è apparso abbastanza interessato a questa cosa. Io ne ho approfittato per chiedere, gli ho dato qualche giorno di tempo per chiedere queste dimensioni in rapporto a ciò che è stato realizzato in Italia, e non solo in Italia ma in Europa, che è una novità,
mi rispose con una email e mi disse che quasi certamente è il più piccolo museo di torre al mondo, o comunque certamente in Europa. E tutto questo poi si sviluppa attraverso questi tre ambienti con 86 gradini, quindi bisogna superare 86 gradini e arrivare al piano Belvedere, al piano superiore. E questa qui è una cosa che mi ha ulteriormente incuriosito, perché il gradino fa parte dell'arredo, i gradini, le rampe diventano qualcosa di notevole. Quando andrò tra qualche minuto a farvi vedere le slide, vedrete che alcune foto vengono condizionate proprio dalla presenza dei gradini, dalla presenza delle rampe. Ci sono delle combinazioni fatte in un certo modo. Al primo piano abbiamo sistemato tutte le ceramiche ritrovate dallo scavo archeologico. Abbiamo la ceramica di Cerreto, abbiamo la ceramica a banda rossa, insomma abbiamo una serie di testimonianze, perché la ceramica è l'unica che dura nel tempo, quindi non è stata assolutamente danneggiata. E andata a vedere veramente l'aspetto cromatico, colore, i colori, le sfumature sono notevolissime. Insieme alla, siamo sempre nel primo piano, abbiamo posto una catapulta di Traiano. Abbiamo fatto realizzare una catapulta da un ricercatore, un ingegnere russo, Flavio Russo, che ci ha realizzato questa struttura, ed è l'unica struttura realizzata che è stata poi, diciamo, ispirata dalle composizioni che si intravedono sulla colonna di Traiano. Traiano lo abbiamo avuto intorno al 1000, lo abbiamo avuto sui 100 anni dopo Cristo. L'arco di Traiano è 114. E, insomma, stiamo in un periodo in cui queste armi venivano impiegate a quell'epoca, ma io ho fatto realizzare perché questa certamente è una delle catapulte che venivano impiegate nella muratura mesopirgi di Telesia. Quindi il collegamento è solo esclusivamente questo, nel senso che il territorio innanzitutto. Della catapulta, anche questa è da vedere, anzi invito il presidente della fondazione a organizzarci in primavera in qualche modo, vediamo come fare, e andare a vedere tutti insieme queste cose, perché raccontate qui e invece vederle nel libro, ho detto andate a vedere anche di notte, perché è veramente molto molto suggestiva. Al secondo piano invece, oltre a delle epigrafi che ci sono, che abbiamo trovate, ci sono alcune cose che ho realizzato, ho progettato io, e sono due opere di arte contemporanea dove oltre a questo incontro di oggi io ho programmato anche un incontro per il 21 febbraio al Centro Socioculturale San Pio di Telese Terme, e poi il 7 di marzo alla libreria Controvento, dove il titolo di quell'incontro c'era una volta, punto in sospensivo, l'arte contemporanea. Quindi andremo a fare alla libreria Controvento un approfondimento sull'arte contemporanea, prendendo spunto dalle due opere che ho realizzato lì sopra. Una di queste opere è la creazione mistica. Io non so, perché poi raccontare le opere mi dà quasi fastidio, le cose bisogna vedere un pochettino che modo uno si pone, che tipo di sensazioni pone. L'altra invece è l'astrolabio.
ed è, prende spunto da Ipazia, questa studiosa del 375, muore nel 415, fu assassinata da un vescovo civile, siamo in piena guerra tra cristianesimo e coloro che non erano cristiani. E ho avuto la fortuna bellissima, splendida, di realizzare quest'opera con i ragazzi dell'Istituto Superiore, diretti dalla nostra magnifica, bellissimo sto bambino, dottoressa Riso. Sottolineiamo. Come? Magnifico. Ma di noi, direttore di stato. Direttore. Perciò io. Ti ha attribuito subito il direttore. Ha detto che regge, perciò io mi sono permesso. Io non sento, sai? Quindi non ho sentito quello che dici perché sono un po' sordo. È difensivo. No, stavo pensando a Sgarbi che avrebbe detto una parolaccia in questo momento. Però siccome tu sai che è vero. Non me la dici la parola? No, dati la parola. E quindi ci sono queste cose che abbiamo realizzato sempre nella torre. Vi devo raccontare una storia che è questa. Quando nel 1991, allora gli interventi sono nel 1978 parte il progetto, nel 1990 il primo intervento, nel 91 ci fu l'intervento della società COCED con il Ministero delle Ricerche che andò a consolidare tutta la struttura della torre con dei prodotti dal punto di vista della ricerca notevolissimi, tant'è che perché la muratura era parzialmente lesionata, valorata, insomma era in condizioni precarie. E in quella occasione si è avuto anche una indagine sul materiale, sulle malte che furono impiegate. Allora, sono state delle malte che provenivano dal mondo 100 anni prima di Cristo, dove sono state impiegate queste malte per i mercati di Traiano, per il Colosseo, per una serie di grosse strutture, di edifici che dopo 2200 anni, 2100 anni reggono ancora. La formula della malta è una ricetta perfezionata dai costruttori romani intorno appunto al primo secolo. La malta indurita, 180 giorni, produce, insomma si trasforma in minerali e questo materiale diventa duraturo e resistente alle sollecitazioni meccaniche e sismiche. Qualsiasi tipo di muratura, la struttura in cemento armato, proprio perché è armato, all'interno del calcestruzzo, nel tempo il ferro, si racconta intorno e dopo i 70-80 anni, il ferro produce delle, si arrugginisce in alcuni punti, sì. E quindi va a lesionare la malta cementizia. Questa malta dei Romani invece produce dei cristalli. Produce dei cristalli dove la lesione non va oltre, si ferma. Ed ecco perché non, la muratura resiste. Ed è una malta, i cui ingredienti sono... Perché non si fa pure oggi così invece di far rompere tutto? La malta romana, cosiddetta romana, è composta di pozzolana, da un miscuglio di ceneri e limo che allora veniva prelevato dai campi flegrei o in alcuni posti del Lazio, e la calce nella quale venivano inseriti
venivano all'interno di questa matta, venivano inseriti frammenti di tufo, di mattoni e di cocci, e formavano il calcestruzzo cosiddetto ecologico. Reagivano tra di loro, formavano questi cristalli e diventavano estremamente resistenti e chiamati, classificati da uno scienziato tedesco che il cui nome è Hugo Strunz, senza la O, e veniva chiamata la stratlingite. Quando la malta è completamente secca, questi cristalli formano all'interno un'impalcatura che impedisce, come dicevo prima, l'esfondamento, e quindi la struttura resiste nel tempo. Vi ho voluto raccontare questa cosa perché noi abbiamo trovato qui nel 1991 con la COCET questo tipo di malta, questo tipo di malta la teniamo qui e nella torre, ed è una cosa che sinceramente ci ha interessato dal punto di vista scientifico. Questi sono uno strato da scienziati, ci sono americani, cinesi e italiani, è uno studio molto molto interessante, sta andando ancora avanti, e della Università di California di Berkeley, ed è stato pubblicato su repubblica.it da Simone Palesini. Ho voluto fare questo riferimento bibliografico che stiamo registrando, quindi è giusto che si dica anche questo. Vi dicevo delle epigrafi. E nel libro troverete una serie di curiosità strane, stranissime, che vi riportano a quel tipo di 1349, siamo alla fine del Medioevo, inizia il Rinascimento, proprio in quel periodo, quindi inizia la industrializzazione, ci sono una serie di... Però le epigrafi, qua c'è il menù, il profumo medievale, ci sono le rose, ci sta la Terra Santa, insomma, e poi andiamo nel giardino delle lapidi, che lo stesso Foscolo, Lapivano, Fabrizio De André, insomma, ne parlano. E ho trovato alcune pubblicazioni sull'Appia Antica, su questa regina di Roma, del 312 a.C., e tra le epigrafi, ve ne voglio leggere qualcuna, c'è quella dello schiavo: qui giaccio io, Lemisio, solo la morte mi dispensò dal lavoro. Ancora uno schiavo: la terra tiene il corpo, un sasso, il nome, l'aere, l'anima. Sarebbe stato meglio non aver toccato mai il suolo. E poi c'è l'iscrizione dedicata ad un cane dal suo padrone e a tutti coloro che amano gli animali. Questa è firmata da Biron, è un paese dell'Ottocento. In questo luogo è deposta la spoglia di uno che fu bello senza vanità, forte senza insolenza, coraggioso senza ferocia. Egli possedeva tutte le virtù dell'uomo senza i vizi. Queste pietre segnano il posto di un amico. Uno solo ne ho conosciuto e qui riposa. Bellissimo. Proprio bella, bellissima. Poi c'è l'epigrafe riportata al ricordo di un campione della Roma antica. Adamabile, gladiatore, si batté in 13 incontri, giocato dal fato, non dall'avversario. Solo tre parole per un anonimo romano: sul me rapuit,
mi ha rapito il sole. Poi la morte ci riporta in quella tranquillità dove eravamo prima di nascere, scrive nel primo secolo Lucio Annio Seneca. Poi c'è questa di un maestro di teatro. Chissà quante volte in scena avrà finto di piangere, di ridere, di arrabbiarsi, di morire e di insegnare anche ai giovani come si muore in scena. È scritto: sono morto tante volte, ma così mai. Poche parole apparse provocatorie e soprattutto ironiche, poste da un marito, ascoltate, Virturrara, punto, si accontentò del suo marito. Non hai capito? Cattiveria dei mariti. Ah, devo ripetere? No, la dice antica, una moglie legata. E quella che dopo millenni continua a comunicare sentimenti ancora oggi, sono fuggito, sono fuori, speranza, fortuna, vi saluto. Non ho più niente da spartire con voi. Prendetevi gioco di qualcun altro. Sono delle cose che io ho voluto riportare, sono delle cose bellissime e che aiutano a vivere. Al di sopra, sempre sul secondo piano, ci sono degli elementi architettonici modanati in marmo provenienti dall'area della cattedrale, ci sono degli elementi in calcare, in tufo grigio, ne vedrete uno molto molto interessante proveniente sempre dalle proiezioni. E poi c'è questo rosario di frammenti di mattonelle della fine del XIX secolo, e io l'ho chiamato insomma, rosario. È una composizione cromatica, quando ne parlai l'abbiamo vista con Vittorio Sgarbi, lui si è incuriosito moltissimo anche perché la mia è stata molto spinta, però l'ho messa per iscritto e non me ne porta niente. La composizione cromatica di produzione partenopea al tempo degli impressionisti che sperimentano la tecnica puntinista o puntillista. Porcignac, Georges Seurat, con ampi tocchi di pennello che anticipa la decorazione del Liberty. Quindi siamo nel 1870-75, anticipa l'arte nuova. Del forno vi ho raccontato, della catapulta anche, delle epigrafi anche, della creazione mistica, meglio fare un approfondimento lì in sito perché è un'opera alta 3 metri e dell'arco 1,50 m. Quella dell'astrolabio realizzata con i ragazzi, con gli studenti, con i docenti dell'istituto superiore è un 2 metri per 2 metri e 20, quindi bisogna vederla sul sito. La creazione mistica è sul telo di acciaio brunito, la natura genera la vita, nel tempo la croce capovolta della pizza, della pace, che è simbolo verso il Dio uomo. Poi c'è tutta una storia sulle orecchie, sì, sono due orecchie, c'è un viso di bimbo che si affaccia verso la vita e con gli occhi spalancati a capire, a voler capire che cosa accade. E basta. Sì. Sulla piramide delle tenebre c'è questo pozzetto di illuminazione, quello che vi ho raccontato prima, sta sullo stradosso della volta a botte dell'ossario, e carestia, terremoto, peste nera, di cui vi ho già detto, e siamo nel 1849, siamo all'albero del 1849, tutto questo accadeva 666 anni fa, ovvero 2015-1349, sono 666 anni fa. Io mi auguro che dopo quello che è accaduto il 21 di dicembre con la presentazione di questo bene,
io voglio fare ulteriori approfondimenti sullo stesso bene e saluto il mio amico Fulvio Di Mezza che è in sala perché ha curato sala. Quel video meraviglioso presentato qualche settimana. Fulvio è andato via, stava in sala. Fulvio è andato via, non è più in sala, io lo saluto. Quel documentario interessante perché è un risveglio, siamo partiti dal 21 dicembre, ci stiamo veramente prendendo possesso di questi beni culturali e mi auguro che possano trasformarsi anche in beni economici. Bene, c'è una parte. Partecipato ai lavori? Sì. Lo indichi all'inizio? No, sì. Allora, ha partecipato... Giusto per dare una visibilità anche a lavoro. È giustissimo. Allora, i lavori sono stati realizzati dall'impresa Paribello Francesco di Afragola, il cui direttore dei lavori di cantiere era l'architetto Oscar Dauria. Hanno collaborato all'allestimento museale Ferdinando Creta che è qui e Paolo Cazzullo che è lì. Le forniture per alcune realizzazioni sono dell'Ufficio d'Arte Lombardi di Benevento, del Fratelli Battaglino di Puglianello, la lavorazione in ferro di Salvatore Angelo di Castelvenere e di Elettromarket Sud Terese Terme. Poi ci sono quattro operai che sono i personaggi più importanti, perché io sul cantiere lavoro solo con gli operai, quindi poi ci sta tutto. E gli operai sono tutti napoletani, nomi sono Di Leva Lucio, Galletta Giovanni, Spada Vito e Villano Pietro. Il testo, al testo hanno partecipato, oltre all'introduzione. Questo c'è nel comunicato stampa. Oltre all'introduzione che ho curato io, che ho titolato Bagliore splendente di architettura medievale sedimentata. Quindi Bagliore, ecco perché poi alla presentazione siamo venuti fuori con quelle luci sulla memoria. Splendente di architettura, quindi architettura sedimentata. C'è un saluto alla presentazione del sindaco Pasquale Carofa, c'è questo intervento dell'assessore Liderini, c'è un intervento del funzionario della sovrintendenza archeologica di Salerno Avellino Benevento, Caserta, e questo è un titolo che mi ha incoraggiato moltissimo, perché il suo intervento titola Il giardino archeologico dell'Esi, due punti, un altro modo di leggere la storia. Questa è una cosa che mi ha molto poi detto da un poi c'è questo meraviglioso Magnifico, c'è il Magnifico sì, Casucci, che ha scritto e fatemi leggere una cosa che si dice, alla Torre Campanaria delle Setemme. Quindi le coordinate culturali di cui ho parlato, cioè, abbiamo avuto l'archeologo Simone Di Mauro, un tedesino nostro di casa, che ha curato lo scavo dell'area della torre, un contributo notevole da parte del professor Luigi Di Cosmo, che ci ha letto con maestria, con capacità alla ceramica medievale dallo scavo nell'area del campanile, e poi ecco il lampo del Teresia, questo lampo che sta di energia che esplode. E allora, poi Michele Selvaggio è il cugino del presidente, che ha scritto un genius loci. Io l'occasione voglio salutare anche la sorella, la Tiziana Selvaggio, che ha curato il coordinamento di questo testo, la dottoressa Tiziana Selvaggio della Pontificia Università Urbaniana di Roma.
E poi c'è Maria Grazia Porceddu che impone il tema sulla via Francigena, es la tabula penitenziariana, questa è una tabula del XIII secolo che riporta le viabilità del V secolo d.C., una cosa molto molto bella, io l'ho inserita perché quest'anno questa tavola realizzata, ingigantita fino a 12 metri d'altezza, attualmente il testo originale è di 1,60 m per 12 metri, quindi questo 1,60 m è diventato 20 metri, ha accolto i visitatori alla Biennale d'arte contemporanea a Venezia e quindi ecco perché l'ho inserita. Poi c'è Agostino Buonomo, che è un architetto, un giovane architetto, che mi ha curato la spazialità originaria della cattedrale di Santa Croce e quindi attraverso lo studio di rendering ha ricomposto all'interno di questa chiesa che non si vede più, dove abbiamo trovato solamente qualche colonna e qualche cosa, mi ha ricomposto questo spazio come se fosse vero a tutti gli effetti. E poi c'è questa postazione di Tonino Conte che mi segue sempre e che ha titolato Memoria verso. Sì, sì, no, ci sei anche il corso dei ragazzi. I ragazzi l'abbiamo già detto. Lampo del Telesia. Sì, poi c'è poi una parte con la poesia di Scelta. Poi c'è il professore Scelta, mi ha telefonato qualche ora fa. No, il professore Scelta mi ha telefonato, è stato colpito da influenza, quindi non è presente. Qui mi ha promesso invece di essere in qualche modo presente ai futuri incontri. Saluta tutti voi della fondazione. E il professore Scelta ha letto questa poesia che io ora faccio leggere e poi io la devi leggere tu, perché non la so leggere. E poi siccome io frequento la Fondazione Romano da 4-5 anni, quindi io dedicavo, ho scritto per la prima volta una poesia e la dedico ad un socio di questa fondazione che sta sul fondo, che si mette sempre sul fondo perché a me non piace la poesia. Gianfranco Gianfranco non si è ancora addormentato, è stato vivace, prego. No, e non c'ho gli occhiali. Allora la leggo io. Sia la nostra torre fuggida memoria, monumento imperituro di un passato glorioso che ci appartiene e rende fecondi i nostri giorni. Sia la teca d'oro del sangue dei nostri ali che la elevarono, la difesero, l'amarono. Del sangue di chi sempre la onora con il ricordo, con il lavoro e con l'intelligenza. Angelo Raffaele Scelta. Il titolo è La teca d'oro. La mia invece, ora ve la leggo perché è veramente una cosa che sottile e quindi voglio dare un senso e un significato, anche per chiudere. Dopo che abbiamo dato tutto. Però mentre vediamo queste vanno avanti le pagine, diamo un po' la parola. Tranquillamente. Allora facciamo prima perché è la poesia che è conclusiva. Per me possiamo dire buonasera perché Vincenzo ormai ha detto tutto. Ho detto tutto. Io non lo so se stasera Vincenzo si è posto come progettista e direttore dei lavori di questo straordinario restauro o se si è posto come studioso attento del nostro territorio e dell'archeologia del nostro territorio. Questa cosa mi ha un po' spaventato, uso il termine spaventato non impropriamente, nel senso che conoscendo con la sua sensibilità artistica, poi vederlo in veste di archeologo, di studioso di archeologia, conoscendo già prima come architetto, mi ha creato un minimo di confusione stasera, te lo dico, ma una confusione in positivo, non in negativo, cioè non è che chiaro parlare dopo la definirei favola raccontata da Vincenzo, perché di una favola si tratta, poteva non essere più questa torre, oggi è, per cui è la nostra favola, quella che noi oggi possiamo ancora vivere, possiamo non solo vivere ma valutare e portare avanti.
Ma non lo so, Vincenzo mi ha chiamato, vieni a Teresa. Ringrazio il professore Casucci, ringrazio tutti voi perché avete la pazienza di ascoltarmi ancora per qualche minuto, perché cercherò di essere il più breve possibile. Ma qualche. Io volevo chiusare le cose che ha detto Vincenzo, ma non serve. È stato completo, è stato attento, è stato. Quindi veramente stasera lo dico pubblicamente. Io non sempre vi faccio i complimenti. Complimenti almeno per questa serata, per il resto poi rimando il giudizio. Per questa serata ti faccio i complimenti, poi per le altre cose vedremo in un'altra occasione se farti i complimenti o no. Però una pizza. Io ho preso così qualche spunto nella brevissima introduzione di professore Casucci. Vocazione turistica di Terese. Io, a dir la verità, avevo proposto a Vincenzo di fare proprio un discorso sulle mancate occasioni o sull'incapacità di fare programmazione, pianificazione e valorizzazione turistica, coniugare il turismo con il nostro patrimonio culturale. Non lo so se effettivamente lavoriamo bene su questa cosa. C'è da dire che anche sui monumenti più importanti della Torre di Telese o del territorio telesino le cose non è che vanno tanto bene in Italia negli ultimi anni, da che eravamo la nazione con il maggiore appeal turistico e, a dir la verità, anche la nazione che possiede il maggior numero di beni culturali al mondo, stiamo negli ultimi tempi calando sempre più in rapporto ad altre nazioni sulla presenza e l'attenzione turistica. È evidentemente o è un dato economico, nel senso che non sappiamo pianificare un turismo che sia competitivo con altri su altre nazioni, o probabilmente non forniamo la giusta accoglienza, i giusti servizi, e io penso che il vero problema sia questo. Volendo giusto sottolineare, ma il problema più serio è questo. Volendo sottolineare un aspetto in particolare di cui mi occupo da qualche tempo, che è la legge di Caserta, se pensate che nel 94 eravamo arrivati a 1.400.000 visitatori, oggi stiamo a 430.000 visitatori, sempre a calare, e che la legge oggi, giudizio da, lo dico tecnicamente, non sta peggio del 94, sta molto meglio, è ben curata, è con tutto l'atteggiamento mediatico negativo. Il problema è che ci fanno pagare molto spesso quello che non è capace la città di Caserta di fare, non la legge di Caserta, è la città di Caserta, che noi evidentemente abbiamo la necessità di migliorare i servizi, e quindi Terese, se vuole una valorizzazione, deve migliorare i servizi. Sono già buoni, ma deve migliorare, deve migliorare l'accoglienza, deve avere una capacità di progettare l'accoglienza e di progettare la valorizzazione, perché la valorizzazione non è c'ho la torre, c'ho le terme, c'ho il lago. No, va progettata e va promossa. Chiudo questa chiosa. Dopodiché io sono stato colpito quando lui ha citato un anno, per me importante, devo dire la verità, il 1978, e ha citato un nome, Gerardino Romano. Io nel 78 ero vice sindaco con Beppe Concillo a Puglianello, e ho avuto una bella opportunità, cioè quella di vivere un momento straordinario con molti di questi anziani, tra cui Gerardino Romano. Quell'anno la regione Campania fu individuata come regione che doveva offrire l'olio a San Francesco d'Assisi, e padre Graziano Matarazzo, altro attento studioso del territorio, organizzò in provincia di Benevento questa visita ad Assisi di tutti i sindaci. Beppe Concillo mi delegò perché lui era impegnato, e io, è stata l'unica volta che ho indossato la fascia di sindaco, ma è stata gentile concessione. Mi trovai in questa esperienza straordinaria con Gerardino Romano, con Mario Famoso di Samopaga, con Ocone di Ponte, e con l'altro anziano di Apice, che era Bocchino. Mandò un delegato che era Ciccio Gisotti. Mancava Renato Cialdelli, e mandò un delegato che era all'epoca di Petto Lingue, Bonanno, ormai. Cioè, quindi mi ha dato la suggestione dei miei anni, nel 78 io avevo 25 anni.
un ragazzo, no. E mi, ero il ragazzo in mezzo a questi quasi sotto tra i 70 e gli 80 più o meno, e fu una bellissima esperienza. Comunque ci tenevo e ci tenevo a sottolineare che era straordinario, cioè, no? ti dava la capacità di essere pronto e presente nel, anche fuori dal contesto. Cioè, non era il sindaco Telesino, era il sindaco che sapeva essere anche fuori da Telese. E questo a me è rimasto come, diciamo, come ricordo, ma anche come lezione. Stimolo culturale, diceva il professore Casucci. Sì, sicuramente le associazioni culturali sono uno stimolo per far meglio e per far crescere la cultura sul territorio, ne abbiamo bisogno. In un momento come questo, dove tutto è approssimato, tutto è improvvisato, tutto si rivolge solo ad internet, che sarà pure informativo per certi versi, ma non sempre riesce a fare cultura vera. Insomma, poi su Vincenzo, io su Vincenzo ho scritto qualcosa su essere artista. Perciò di questa lista sto in difficoltà, perché su Vincenzo io ho dovuto risalire l'approccio come con il quale diceva qualcosa sul suo creare arte. Questa sera mi sono trovato di fronte a un Vincenzo che va oltre, che è studioso, che è architetto, e questo lo sapevo, che è attento all'archeologia, che ha fatto anche un taglio filosofico al suo intervento in certi momenti, ma poi è poeta. Dopo lo sentirei. Poi vedremo quello che ha scritto, cioè quello che ha elaborato. E in rapporto a questo due elementi. No, Vincenzo è un artista fuori dagli schemi, è un artista particolare che diventa anche difficile recensire, è problematico, è complesso. L'aver scelto una tecnica come quello dell'uso della lamiera, del materiale ferroso, una materia per certi versi plastica ma difficile da domare o da ricondurre alla propria sensibilità, alla propria creatività, e in lui ci si misura, quindi è un artista che fatica per tirar fuori quella che è la sua vena creativa. Ma torniamo a Vincenzo che ha realizzato la torre, e nella torre lui parla di un piccolo museo. Sì. Vittorio Sgarbi, ero a fianco a lui quando abbiamo fatto, abbiamo salito queste scale, questi gradini, questi cioè io stavo proprio dietro di lui quando lui ha detto sembra che veramente bisogna conquistarla o guadagnarla quest'arte. Pesanti sti gradini, tanti gradini per arrivare a vari momenti di elevazione artistica, fino ad arrivare, perché no, e qua va oltre l'arte di Vincenzo, al terrazzo, che da un lato ha fatto cogliere a Vittoria alcune bruttezze urbanistiche di Dresden, ma non è colpa di nessuno, sono cose vecchie, che evidentemente si sposano male, ma la storia dell'architettura e la storia dell'arte fa tante queste cose, le stratificazioni molto spesso hanno fatto danni, non sempre siamo stati capaci di conservare il nostro patrimonio integro e non inquinato da interventi fastidiosi, mentre poi molto spesso interventi, e la stratificazione non sempre un fatto negativo, in questo caso l'intervento artistico di Vincenzo all'interno della torre non lo vede affatto negativo, e qua vado a recuperare un altro aspetto della cosa, è che c'era una volta l'arte contemporanea, l'altro intervento, ma io non lo so Vincenzo dove vuole parare quando dice c'era una volta l'arte contemporanea. No, io dico che l'arte contemporanea non c'era una volta, c'è sempre stata, perché poi a questo punto vado a rituare un concetto forte che porta avanti da tempo il mio amico, perché è un rapporto che dura da più di 20 anni, 1983 il primo incontro, per motivi professionali, perché eravamo colleghi, il mio amico Vittorio Sgarbi, che afferma l'arte è sempre contemporanea. La contemporaneità dell'arte sta nella capacità di contestualizzare quello che è stato anche 2000 anni fa e di sentire oggi quello che è stato ieri.
Se noi di fronte alla torre di Telese o ai reperti della torre di Telese noi riusciamo a cogliere e a vivere momenti di diciamo di attenzione e di coinvolgimento alla bellezza, evidentemente quell'arte, anche se ha 2000 anni, è contemporanea, perché ha colpito me che sto di fronte a quest'arte in quel momento e ha stimolato la mia sensibilità. Io chiuderei che, perché non posso, è la serata di Vincenzo, quindi tocca tutto a Vincenzo, io chiuderei facendo una provocazione a Vincenzo, chiedendogli una cosa, se me lo consente, voglio leggere la sua poesia io. Però prima di chiudere, perché ringrazio Fediano, c'è un applauso a Fediano. Tra l'altro dovremmo visitarla la Reggio di Caserta, dico, tra la Caserta, Reggio di Caserta. No. Eh? Non è Caserta. No, io vorrei. Prima la torre. E poi allora, la Caserta. Allora il piccolo museo della torre e poi la Reggio di Caserta. Io non vorrei fare lo sgarbo della situazione perché non mi compete, no? Però ho percepito un'altra cosa che non si dovrebbe tentare di evitare, ed è lo striscione pubblicitario che sta sulla casa di fronte. L'amministrazione comunale potrebbe, ai sensi del codice, no, ma è immobile, vai a dire, secondo e dovrebbe andare via, no, perché esiste il codice della strada che prevede che a ridosso dei monumenti non è possibile assolutamente fare pubblicità. Lo dicevo sotto questo aspetto. Ferdinando, ti posso fare una domanda? Che ne pensi dell'aeronautica che mo lascia la parte? Tutto bene, ogni bene. Dovevamo farlo 30 anni fa. Cioè, meno male che Franceschina ha immaginato di mettere dentro un commissario che, tra l'altro, con l'impegno assunto in un mese di fare un progetto e di realizzarlo, è riuscito in un mese a fare il progetto e a riaffidarci, a riconsegnarci tutto. Per cui noi nei prossimi 5-6 anni lavoreremo a questa grande reggia che sta in progetto da 20 anni, non è un fatto di idea, è stata realizzata oggi, ma come la torre è partita nel 71 per essere realizzata oggi, noi siamo partiti non proprio nel 71, ma siamo partiti sicuramente nel 84-85 con Gianmarco Cobitti a immaginare la grande legge, e oggi stiamo ancora faticando per arrivarci, ma ci arriveremo. E devo dire che questo segnale riguardo al riconsegnarci, a restituirci molti di questi spazi e per renderli fruibili, per restituirli all'uso compatibile, giusto, corretto di un bene culturale, va bene. Il problema era la politica casertana, che ha sempre immaginato che la presenza, oggi non c'è nemmeno più necessità, che la presenza dei militari a Caserta fosse economia, non era proprio vero, perché era un'economia di basso livello. Oggi si è arrivato nella consapevolezza che questo non è, quindi grazie a Dio siamo arrivati ad una conclusione. Diciamo che siamo, non è l'atto conclusivo, è l'inizio di una nuova era sulla quale tutti quanti, non solamente i funzionari di sovrintendenza o il personale della sovrintendenza, ma tutti quanti ci dobbiamo misurare con tutte la classe dirigente casertana, perché noi, io direi campana, perché il complesso Reggio è un complesso di valori internazionali. Ma comprende anche Carditello questa? Carditello è un altro discorso, su quale sta parlando? Cardinello faremo un incontro che torna Nadia Verdiva e parlerà del libro suo sul Cardinello, quindi avremo un incontro dedicato a Nadia. Prima che Ferdinando venga, io devo salutare Filippo Liverini, perché hai fatto bene, te lo dicevo io. Auguri. Poi devo salutare il dottore Cenicola, che sta mettendo su a Guardia San Tramondi un centro artistico insieme ad un maestro della scultura che è Ernesto Pengue, anch'esso di Guardia San Tramondi, che risiede a San Lupo, e stanno lavorando per questa iniziativa. È stata inaugurata questa cosa qualche mese fa, la si trova nella piazzetta sotto il castello,
a 50 metri dalla chiesa di San Sebastiano, con il soffitto dipinto da sembra Paolo De Matteis, non so. De Matteis, sembra, non so. De Matteis, ho questa impressione. Sì, non è un'impressione. No, parlava di stupidendo di Domenico Antonio Vaccaro. Vaccaro e così via. Ferdinando ha seguito negli anni scorsi in questi restauri e il ritorno, dopo aver salutato questi amici di guardia, a risalutare Filippo Liverini. Due volte. E i ragazzi? I ragazzi del Telesi? L'ho fatto, ma no, io l'ho fatto. La preside, noi no. Abbiamo già fatto i ragazzi del Telesi, ma lo ripetiamo. Infatti ripetiamo due volte, i ragazzi del Telesi. I ragazzi del Telesi. Tutti i ragazzi del Telesi. Tutti i docenti del Telesi. L'importante è che saluti i ragazzi. Non solo i figli. Perché ripeto, non sono solo i figli. Andiamo avanti. Prima che leggiamo la poesia conclusiva che ha scritto... che ci ha donato la prima e l'ultima di Vincenzo, dedicata a Gianfranco. Dedicata a Gianfranco, che ama la poesia, come tutti sapete. No, volevo io dire una piccolissima cosa, volevo dire una delle cose che mi ha chiesto prima, voi l'avete notato, c'era un signore in fondo che era andato via, ci siamo conosciuti grazie a Maria Teresa Parato, ci siamo conosciuti oggi, che è Raffaele Cascone. Raffaele Cascone, forse lo ricordate, è quel grande presentatore radiofonico di chi come me non è più tanto giovane, anzi è diversamente giovane, l'ha detto Raffaele Cascone poc'anzi, sul suggerimento per la vita di Maria Teresa, come ha detto lui, diversamente anziano. E noi amavamo negli anni, inizi anni 70, amavamo Per voi giovani, che era una trasmissione radiofonica bellissima, qui si sentiva la musica che non si era sentita mai fino a quel momento, e noi ci trattenevamo, mi ricordo che io, mia sorella, mio fratello, venivano i nostri amici dalle altre case, venivano a sentire la musica a casa mia, nella radio di Per voi giovani, di cui Raffaele Cascone era uno dei, con altri due presentatori dell'epoca, era uno dei tre presentatori, ed era un presentatore straordinario anche per le sue competenze culturali. Tornerà presto da noi. Io spero con i ragazzi del Telesi di organizzare questo incontro, quindi lo dico alla preside e alla vicepreside, di organizzarlo con lui, perché lui ha segnato un tempo importantissimo il rapporto tra poesia, musica e cultura in genere, quindi spero che lo organizziamo insieme a breve questo incontro. Quindi lo dico, e lui ci ha chiesto una garanzia per venire da noi, anche per fare delle altre cose con noi, la continuità. E lui, guarda, più continuativi di noi non c'è nessuno, abbiamo da 9 anni sul territorio, facciamo tutti i mercoledì gli incontri, i ragazzi se ne sono succeduti tanti di ragazzi, no? Che adesso stanno all'università, si stanno anche, ne visto prima uno che adesso non vedo. È andato Matteo, che è stato uno dei giovani più, a me più cari. Anche lui Matteo. È particolarmente caro a me, ma a tanti ragazzi che sono passati come voi, anche voi vi state avviando verso una conclusione. Antonio, poi, ce l'hai qui? Antonio ce l'ho qua, Antonio non se ne va mai via, Antonio sta sempre con me. E devo dire che è una grande cosa questo, il tema della continuità, il tema della vostra presenza per noi è particolarmente importante. Poi noi riusciamo a tracciare qualcosa di significativo dal punto di vista culturale e territoriale se voi ci state accanto, se voi continuate la nostra opera, che noi poi siamo destinati a interromperla a un certo punto, e quindi confidiamo nel fatto che voi continuerete con impegno, soprattutto con capacità, ne avete tante, questa nostra opera. Quindi credo questa proiezione al futuro, che poi è presente in parte anche nella poesia di Vincenzo, che vi leggerà, che è un doppio inedito. Concludiamo. Dico di oggi, vi do appuntamento, perché non aggiungo altro dopo la lettura della poesia, che la settimana prossima viene per raccontarci il suo primo libro la nostra amica Francesca Reggiani, l'attrice che ha scritto un primo romanzo, che verrà a presentarlo qui nel mio prossimo. Ho detto tutto. L'ultima slide è un documento che riporta la consegna al Musei Nazionali di Firenze, Roma e Napoli del testo che è stato scritto sul giardino archeologico teresino, quindi un testo ufficializzato è stato depositato. Lo ritroverete in sede di ricerca, ricerca bibliografica. Questo qui è stato depositato ufficialmente in queste tre biblioteche nazionali. Vincenzo però Vincenzo mi ha costretto a fare una cosa. L'ultimo decreto Franceschini di istituzione dei musei, dei
musei più importanti in Italia, prevede e mette l'accento su un aspetto, visto che le risorse da destinare ai beni culturali sono limitatissime, istituisce all'interno dei musei un'area che si chiama area serviziale per il pubblico, servizi aggiuntivi e crowdfunding e fundraising. Ma diciamo che Francesco è arrivato in ritardo per quanto riguarda Filippo Liberini, cioè, perché questa attività di fundraising di Filippo Liberini lo sta facendo da anni, questo lo può testimoniare il sottoscritto, e che da anni sta facendo attività culturale sul territorio, e trovo sempre in Filippo Liberini e Michele Liberini, cioè questa coppia straordinaria di imprenditori locali, attenti a tutto ciò che si muove intorno alla cultura del territorio, attenta, parlavamo di arte contemporanea, io devo dire che nelle mie tre programmazioni, e già prima, nelle programmazioni in biblioteca, nelle programmazioni alla Rocca dei Lettori, ma nelle ultime tre ad Arcos, io ho trovato in Filippo e in Michele attenti sostenitori. Approfitto a questo punto per invitarvi sabato sera alle 17 ad Arcos, c'è l'inaugurazione di una mostra non curata da me ma diretta da me, di Tonino Lombardo, un artista morto qualche anno fa, che si è espresso molto molto bene tra gli anni 60-70, prendendo spunto dai nostri artisti beneventani fino all'Accademia Napoletana, e poi spesso recensita a suo tempo da Calvesi e da altri importanti critici. È una bella mostra di 34-35 ore, quindi se volete. Quindi un grazie anche da parte mia, e un sottolineare questa azione di mecenatismo che fanno i fratelli di Verigo sul territorio San Vita. E ci faremo un applauso. Il comune di Chiaramente dice, con Gianni Di Verini, dice, che sta qua, che sta sempre qua, l'assessore sta sempre qua, dice sindaco, e anche ricordate il mio amico Michele. Presidente del Consiglio Comunale, tu non l'hai pensato proprio, cioè, ma tu una parola. No, lo guardi in continuazione, ma io lo guardo, non hai speso una parola per lui, stila, lui si è addolorato, quindi tutte le cose ben organizzate. Intervengo in sua difesa, che lui fa parte di questa casa e di questa famiglia. Non aggiungo altro, cioè, no, sentiamo la poesia, un attimo solo, sentiamoci la poesia di Vincenzo. Dedicata a Gianfranco. Dedicata a Gianfranco. Potete anche sentire ascoltare. No, è brevissimo, già fra ce la fai arrivare fino alla fine. Vai. È luna calante, dondolante, nel vuoto tra pianeti probabili, stelle colorate e altri corpi celesti, impetuoso, proiettato dallo spazio, a mo' di asteroide proveniente dal cielo, si incastra nel muro medievale. Da sempre il mondo va avanti, forse anche oltre. Nel divenire, col perpetuo fluire della luna dormiente, il sole diffonde e continua a infondere nuova energia, a illuminare nuove vite.